No, ma infatti io solo, no, no, ma infatti io ti dico, io sono entrato dentro, ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Oggi questa partita mi ha dato delle indicazioni molto importanti. Rispetto all'andata la Juventus sembrava una categoria superiore, oggi invece è stata dominata in casa loro. Mi ha fatto una grande prestazione, ci è mancato appunto il gol, però le sensazioni sono più che altro tutt'altro che positive, sono, perché oggi abbiamo dimostrato di essere all'altezza di quelle squadre che si giocheranno i playoff, quindi i ragazzi sono andato tutto e avrebbero meritato sicuramente di uscire da questo campo con un stato positivo. Come posso stasera la Juventus, mister? In difficoltà perché noi siamo stati bravi, abbiamo imposto il nostro ritmo dall'inizio, abbiamo subito sul primo tiro in porta il gol e poi anche il secondo tempo l'abbiamo schiacciato nella loro metà campo e alla fine è stata una squadra che si è chiusa bene, ha chiuso gli spazi, però non ricordo azioni importanti da parte loro. Sì, sono d'accordo, abbiamo anche su 2-0 abbiamo un paio di palle gol che lui deve sbloccare, anche su 1-0 abbiamo avuto le nostre occasioni e oggi non siamo stati fortunati e ci prendiamo questo risultato con la consapevolezza che ci siamo anche noi. Specialmente il primo tempo dove la Juventus ci lasciava più spazio avremmo dovuto avere un tempo giocato in mezzo, un tempo sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi all'indietro e è stato più difficile. Però ti ripeto, oggi le indicazioni sono positive, la squadra è in netta crescita anche perché venire in questo campo difficile a imporre il proprio gioco vuol dire che siamo sulla strada buona. La situazione è stata importante perché, ti ripeto, venire a giocare a Castellammare e imporre il proprio gioco e costringere la Juve Stabia a difendersi vuol dire che abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ti ripeto, è mancato il gol e basta, ma la prestazione è stata importante.